L'acqua è vita. Il nostro semplice essere al mondo è legato a questa sostanza e qualsiasi attività umana dipende dalla possibilità di accedervi. Noi diamo per scontato che l'acqua sia sempre disponibile, pulita e buona. Qui a Viterbo non è così. Non si può bere e non ci si può neanche cucinare. Ma cos'ha quest'acqua che non va? Noi l'abbiamo bevuta sempre quest'acqua, quindi... Però chi sa gli effetti che ha fatto? E la beve l'acqua? La bevo sì. L'ha sempre bevuta? Sempre, non sono morta. Sì, sì, lo sappiamo da un paio d'anni, mica da prima. E prima? Prima bevevamo l'acqua, felici e beati. Perché? Perché evidentemente non c'era interesse a farle sapere queste cose, ma la gente meno sa e meno... La gente meno sa, ma cosa? Che l'acqua contiene arsenico, un elemento nocivo per tutti noi. Scientificamente, l'arsenico è un semimetallo. I suoi composti trovano impiego come pesticidi ed erbicidi. Gli esseri umani sono esposti all'arsenico principalmente attraverso l'assunzione di alimenti, ad esempio l'acqua potabile. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tale esposizione può essere causa di cancro e malattie cardiovascolari. Ed è per questo che l'Europa, per legge, ne ha fissato il limite in 10 microgrammi al litro. Nella maggior parte della provincia di Viterbo, però, la concentrazione di arsenico nell'acqua è di gran lunga superiore. Ecco perché da inizio anno circa 200.000 persone non possono bere l'acqua del rubinetto, né possono utilizzarla per cucinare. Doriana deve uscire ogni volta che ha bisogno di acqua. E l'acqua di casa a cosa le serve? Per le pulizie di casa e le pulizie mie personali. Per tutto il resto deve andarla a prendere? Per tutto il resto si va a prendere l'acqua. Chi non vuole prenderla, se la vuole bere con l'arsenico, se la bevesse, non è un problema che, mio. Ma c'è un'ordinanza del sindaco che stabilisce questo. Da quando? Da 2 anni. E prima di 2 anni fa? Tutti che se la bevevano. Ed era probabilmente con le stesse dosi di arsenico, perché non è che c'è stata un'impennata negli ultimi mesi. È costante tra i 35 e i 45 microgrammi. Al litro. Al litro. Qui a Capranica si vive da tempo una situazione che ora stanno vivendo altri 35 comuni e non è facile. Doriana è anche invalida. Sono problematiche alle ossa e soprattutto al bacino, che chiaramente sono enormemente peggiorate, perché non è una ginnastica simpatica portare pesi che io non dovrei portare minimamente. La seguiamo fino alla casetta dell'acqua messa a disposizione dal gestore del servizio idrico. Una soluzione temporanea per avere acqua dearsenificata, che però non è facile da raggiungere. Ma partiamo dall'origine del problema. Incontriamo il professor Vincenzo Piscopo dell'Università degli Studi della Tuscia. Prima di tutto, professore, qual è il motivo per cui c'è l'arsenico nell'acqua? L'arsenico nelle acque sotterranee è legato in quest'area a motivi essenzialmente naturali. Nell'area, quest'area vulcanica, abbiamo un flusso di calore anomalo e questo permette la mobilizzazione dell'arsenico nelle acque sotterranee. Quindi principalmente perché è un'area vulcanica? Sì, diciamo di sì, sì. Vedete, questa è la dimostrazione dell'origine vulcanica del territorio. Qui l'acqua esce a 58 gradi. Qui la concentrazione di arsenico è elevatissima. Sì, siamo tra i 250 e i 300 microgrammi litro. Il limite è 10 microgrammi, ma vivi Dio, queste acque non sono utilizzate ai fini potabili. Sono termali? Sono termali.
Che ci fosse l'arsenico si sapeva dunque, ma i cittadini che hanno sempre pagato la bolletta dell'acqua intera, cosa ne pensano? Io pago un contratto, pago un canone, pago una cosa, e dovrei averci l'acqua potabile, se non ce l'ho io. E però pagate la bolletta a Talete. La bolletta a Talete. Talete è il gestore idrico che fornisce 28 comuni del Viterbese. Abbiamo incontrato Marco Fedele, il suo giovane presidente, e gli abbiamo portato la bolletta di Doriana per avere spiegazioni. È vero che c'è scritto acqua potabile, acqua P? Sì. Allora perché un cittadino dovrebbe pagare la bolletta? Perché dovrebbe pagare la bolletta? Allora, questo è un discorso molto tecnico. Cercherò ma non di... tecnico, perché dovrebbe pagarla se non ha acqua potabile? Qui c'è risposta... scritto acqua potabile. Sì, no, non l'ho capito, ho capito. Vuole dare una risposta tecnica, non so a che rispondere, perché il problema è tutto lì. A, perché l'acqua non è utilizzata solo per bere. Poi perché a livello normativo io le rispondo, perché le dico una cosa che ha dell'assurdo, posso anche essere d'accordo su questa considerazione, però il metodo cosiddetto normalizzato, che è il metodo utilizzato per la formazione della tariffa, non consente l'abbattimento della tariffa per l'ipotesi di mancanza di potabilità dell'acqua. C'è un problema burocratico? Sì. Si deve pagare tutta la bolletta perché nella norma non è prevista la sua riduzione in casi del genere. Mi spoglio dalla mia carica di presidente, faccio il cittadino e le dico che non è giusto. Non ho difficoltà ad ammetterlo, perché non è giusto che io cittadino mi trovo a bere acqua con concentrazione di arsenico. Condivido pienamente e perfettamente. Abbiamo fatto di tutto quello che era nelle nostre possibilità e facoltà per affrontare il problema. Sicuramente non è stato sufficiente. Si doveva fare prima. Oggi affrontiamo una situazione nella quale purtroppo il ritardo ci mette di fronte a questa situazione negativa. La situazione è negativa, dice Fedele, ma al di là delle questioni economiche c'è un aspetto del problema molto più importante perché ha a che fare con la nostra salute. Nell'aprile 2012 è uscito il rapporto epidemiologico ordinato dalla Regione Lazio. Ecco il titolo. Effetti sulla salute in relazione alla contaminazione d'arsenico nelle acque potabili nelle popolazioni residenti nei comuni del Lazio. Antonella Litta, dell'Associazione Medici per l'Ambiente, è un medico di Nepi e nel rapporto ha trovato conferma di quel che denuncia da tempo. Tumori del polmone, della vescica, ipertensione, patologie ischemiche, patologie respiratorie e diabete. Tali risultati, che dovranno essere confermati da indagini più approfondite, supportano la necessità di interventi immediati. Questo è un grido di allarme. Lei fa il medico. Lo tocca con mano questo rischio? Cioè lo vede? La vede l'incidenza? Io non è che vedo l'incidenza o vedo il rischio, vedo il volto delle persone che si ammalano e che muoiono. Io ho purtroppo tanti pazienti che sono ammalati di cancro, nei quali non posso escludere che anche l'arsenico non abbia giocato un ruolo importante, perché sono persone che vivono qui, che bevono da sempre l'acqua che ha questi valori di arsenico molto elevati, che mangiano le cose che vengono preparate con le acque che contengono livelli elevati di arsenico. Quindi non posso escludere che ci sia una correlazione diretta con l'esposizione all'arsenico. Per togliere l'arsenico, il modo più veloce è avere dearsenificatori. Degli impianti che funzionano da filtri per le acque e che possono essere installati negli acquedotti cittadini. In alcune zone si sono già sperimentati. Con la dottoressa vediamo il dearsenificatore di Nepi. Ha risolto il problema? Diciamo di no, purtroppo, semplicemente perché dearsenifica parzialmente il quantitativo di acqua in entrata, per cui la parte che non viene dearsenificata si rimiscela con le acque non dearsenificate e i livelli di arsenico purtroppo rimangono al di sopra di quelli previsti dalla legge. Quindi oggi a Nepi si può bere l'acqua del rubinetto? Da dati che ci dà la ASL recenti, assolutamente no. Abbiamo visto un dearsenificatore che non funziona del tutto, ma il problema principale è che ne servirebbero molti di più. Per costruirne altri si aspettano i soldi stanziati solo un mese fa dalla regione. La domanda è: come si è fatto a rimandare un problema per più di 10 anni? La legge europea che fissa i limiti di arsenico è del 1998.
In Italia è in vigore dal 2001, operativa dal 2003, e in questi anni la Regione Lazio ha chiesto a Bruxelles ben 3 deroghe, il massimo consentito. Le deroghe dovevano servire a risolvere il problema, non a rimandarlo. E chi risponde di questo ritardo? Cappelli è l'attuale sindaco di Capranica. Il comune non è il gestore dell'acqua comunale. Lei si riferisce alla Talete? Alla Talete. La Talete è il soggetto unico, gestore, delle acque e risponde della bontà di quell'acqua. Il sindaco rimanda la responsabilità ai gestori del servizio idrico e Talete che risponde? La invito a chiedere a quel sindaco che cosa ha fatto prima di cedere il servizio alla Talete, posto che la Talete ha iniziato ad operare con qualche comune. Nel 2006, cosa hanno fatto in via autonoma dal 98 quando è uscita la direttiva comunitaria o dal 2001 quando è uscito il decreto legislativo ad oggi? Talete rimanda la palla indietro. Cosa hanno fatto prima che esistesse Talete, dice. E il sindaco non è l'autorità sanitaria della propria comunità? Giulio Marini è dal 2008 il sindaco di Viterbo. Ma il sindaco non c'ha le risorse. Ma non ve le inventate. Scusi, ma non ha le risorse, ma ha dei cittadini che si possono ammalare. Quindi le risorse in qualche modo le chiede, le ritrova. Ma chi le chiede? Chi te le dà 10 milioni di euro? Ma chi te li dà? Ma per far che? Ma come fai? E nel frattempo allora facciamo ammalare i cittadini. Ho capito, allora non facciamo bere più l'acqua. Come non si farà bere più l'acqua? E i soldi in effetti li doveva avere la Regione Lazio, ma ha iniziato a stanziarli solo nel 2011. Il risultato è che i cittadini aspettano di bere la loro acqua, i sindaci aspettano i dearsenificatori e gli scienziati? Gli scienziati aspettano che qualcuno li ascolti, perché con una vera conoscenza della materia qualche soluzione alternativa si può trovare. Il professor Piscopo ce ne propone una: utilizzare le falde sospese, cioè le sorgenti in superficie come questa. Solitamente si prende l'acqua dalle falde sotterranee, che però hanno una concentrazione d'arsenico maggiore. Sì. Nelle falde sospese l'arsenico ha una concentrazione più bassa. Generalmente ha una concentrazione più bassa. E questa potrebbe essere una soluzione al problema? Questo potrebbe essere un contributo alla soluzione, diciamo. La soluzione implica uno studio un po' più ampio, però certamente questo potrebbe fornire un contributo almeno per i comuni più piccoli del Viterbese.